Atletico Catania per cercare la prima vittoria in campionato, il Rocca per andare con 3 di fila. È la terza giornata del girone B di eccellenza. Atletico Catania contro Rocca di Capilione a Belpasso. Sono i padroni di casa a iniziare meglio con Corallo, il colpo di testa del numero 11 è incredibilmente alto in mezzo. Maccarrone era pronto per la deviazione vincente, la risposta del Rocca di Capilione al minuto numero 7. Biondo sguscia via sulla corsia di destra, mette in mezzo un buon pallone Schepisi, difficile la coordinazione per l'attaccante biancazzurro, la palla infatti termina a lato. Ancora Biondo al minuto numero 11 prova a mettere i brividi alla difesa etnea con questa conclusione di destro in diagonale che incoccia sul palo e termina fuori dallo specchio della porta. Si salva l'Atletico Catania che qualche minuto più tardi ci prova su calcio piazzato, questa volta invece molto bravo Scurria, portiere classe 1998 del Rocca di Capilione, a mettere la sfera in angolo. E comunque Rocca a continuare a fare la partita, in questo caso c'è un lancio verso Biondo, Biondo che viene sbilanciato, cade in aria il centravanti numero 10 del Rocca di Capilione. Andando a rivedere il replay, effettivamente c'è una spinta da parte dei difensori dell'Atletico Catania, probabilmente fuori aria. Comunque per il direttore di gara Mirabella di Acireale si può proseguire con il montaggio. Andiamo alla ripresa dove si assiste a un monologo bianco-azzurro. Mento allarga sulla corsia di destra, ancora una volta c'è Biondo, uno contro uno, Biondo libera il suo destro, la palla però non c'entra, ancora una volta 7 metri difesi dall'ottimo Marraffino, Marraffino che adesso si supera, punizione Lucarelli, la parata e poi Russo a colpo sicuro, ma davvero col volto. In questo caso il portiere classe 1996 atletista riesce in qualche modo a negare il gol al capitano del Rocca di Capilione. Rimane anche a terra Marraffino, grande protagonista del match. Ancora una volta questa apertura per Biondo, Biondo in fase calante nella ripresa, non riesce ancora una volta a centrare lo specchio della porta, come non lo fa il difensore dell'Atletico Catania che rischia quasi l'autogol. Atletico che rimane anche in 10 nell'ultimo quarto d'ora, allora il Rocca continua a spingere, in questo caso è Lucarelli dai 20 metri che non trova l'incrocio per pochi centimetri, si dispera Maximiliano Lucarelli, l'ultimo tentativo è di Chicco Danna al minuto numero 93, ancora una volta Marraffino anche sulla ribattuta è pronto, finisce 0-0 allo stadio San Gaetano di Belpasso tra Atletico Catania e Rocca di Capilione. La compagine catanese sale a quota 2 punti in classifica, Rocca di Capilione interrompe la striscia di successi consecutivi, quota 7 per i Leoni che la settimana prossima al nuovo comunale ospitano la capolista Troina.